Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Stefano, buongiorno. Baldo, buongiorno. E buon appetito a tutti, eh? Ciao Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Ciao Mimmo. Mimmo, che ti è capitato di vedere la seconda maglia? Mi è capitato di vedere il tuo sito stamattina, mi sono fatto tutto un lungo... Ne hai tratto delle deduzio? Beh, insomma, dai, io sto lì che aspetto e spero, come sempre, insomma, decifrando un pochino quelle che sono le tue criptiche sensazioni, perché non ti vuoi sbilanciare, perché vuoi lasciare un po' così, no, lo suspense, affinché poi più clicchi maturi e più sordi guarambi, che queste qui sanno tutti. Però ho capito che qualcosa succederà, forse anche prima. Allora ce la stai tanto. No, sei te che dai notizie, Riccardo. No, questa c'ha sta da te, perché no, scusa, io leggo il sito, lo vogliamo ricordare, presentazionedigalo.eu.org. Ma i miei, come si chiamano quelli? Boys. I miei boys mica hanno scritto niente sul fine settimana. Io però ho letto, Riccardo. L'ho letto allora tra le righe? È un'infiltrazione? Intramuscolare? Prova un po', dimmela prima chi chiamo. No, chiamali, fateli di da loro, che loro sono molto bravi. Però insomma leggo che ci potrebbe essere qualche cosettina prima del weekend. Allora, la maglia, quella che è stata presentata oggi. A me la maglia bianca fa sempre un certo effetto, devo dire la verità. La maglia da Roma poi è bella comunque, adesso ho detto una cosa molto da pitone, me rendo conto perfettamente. Pensa che a me mi piaceva pure quella del gelato, del ghiacciolo da Puscem, va, ricordate, no? Sì, quella sì, con sì, tutte le strisce che sembrava un ghiacciolo. Qui tempi i ghiaccioli, voi ricorderete, qualcuno costava 30 lire. Oggi con 30 lire non c'è manco il secchetto eventualmente del ghiacciolo. Però insomma, ed è bella, la maglia da Roma è sempre bella. Io spero che su quella maglia, una maglia simile, magari diversa, a partire dalla prossima stagione, tra un anno ci potrà essere qualche coccarduccia, diciamo così, non necessariamente triangolare, anche rotonda, ma contenterei voi? Assolutamente sì. Mimmo. Perché è un po' di tempo che ci siamo abbastanza, no, così stancati di non vedere nulla, e che sarebbe motivo di grande soddisfazione, però vediamo un pochino, dai. No, Mimmo, a parte gli scherzi, fine settimana c'è qualcosa che prevedi sul serio che ci potrebbe essere? No, io ti dico una cosa, la squadra parte, no? Ah, ecco, ok, ho capito. Secondo me, ti faccio ragionare da vecchio marciapiedaro del suo mestiere. Certo, giustamente. Se devi prendere qualcuno, lo fai montare sull'aereo e te lo porti con te in America, giusto? Sì. E allora, secondo me, ma non c'ho notizie, perché qui l'unico che c'ha notizie lo sai. Dai, Mimmo, no? dai. Mi ho detto che sei te, oh. Ah. Stavo dicendo, qui lo sapete, l'unico che c'ha notizie chi è? Però io penso che siccome la squadra parte, siccome siamo in dirittura d'arrivo per qualche cosettina, potrebbero montare su questo aereo anche coloro che adesso stanno da un'altra parte, e sarebbe una mossa importante, perché Ricca, è anche vero che se parti sabato e parti domenica e raggiungi la squadra la stessa cosa, però avrebbe un altro sapore, secondo me, no? Voi che ne dite, se? Come no? Qualcuno già è in America. C'è qualcuno che sta in America che potrebbe aggregarsi alla Roma. Diciamo, prendere non in un intercontinentale ma un volo nazionale, arriva, però magari qualcuno che sta qua nascosto da qualche parte allenarsi, oppure qualche donato che sta a cominciare a tirare fuori i guantoni, dice tu lo vedi, lo fai montare sull'aereo e tutti a casa, diciamo, no? Beh, uno nascosto che si sta allenando è uno solo, come pare. Sì, però che ne sia che quell'altro non si sta allenando. Quell'altro, l'altro? Mimmo, ma i nomi eventuali sono quelli che circolano? Beh, penso proprio di sì, dai. Cioè, a questo punto, il primo a dire che Giavarà non era una polpetta avvelenata, se sia lo Ricca, io devo riconoscere cose quando sono riconoscibile, eccetera, eccetera. Quindi Diavara potrebbe essere un nome, adesso con tutte le battute che noi ci facciamo. E l'altro è il portiere, perché ieri abbiamo scoperto, oddio te Riccardo, ieri è andato via, sì. Abbiamo scoperto che non era vero niente di Guido Nanni, che è una bella polpetta quella di Guido Nanni, che in realtà il problema era solo e sarà fino a che non so, esclusivamente di soldi, capito? Qualcuno ha avuto interesse a mettere in giro la favoletta che dice no, se c'è Guido Nanni io non vengo, che abbiamo tutti detto, ma è possibile, tu ricordi, se è possibile, sì, che si sono legati, è una polpettina, e continua a essere una polpettina, quindi è soltanto un problema di soldi, ma nel momento in cui tu risolvi quel problema, vi faccio una domanda, no? Ok, Skorupski, avete letto, no? Avrete avuto modo di parlarne anche questa mattina, rinnova però va via. Per 5 anni. Ok, però va via. Va via, va via. Ok, perfetto, quindi lì qualcuno devi prendere, no? Uh-huh. Anche per un fatto numerico, non puoi sacco
Alisson, Crisanto e quell'altro. Devi avere comunque, insomma, almeno tre portieri, almeno due come si deve. E due la Roma oggi come si deve non ce l'ha, ce n'è uno solo, che è Alisson, portiere della nazionale brasiliana. E ne manca uno. E lì vedrai che Riccardo qualcosa succede. Avete visto che Sirigu non è stato convocato per la tournée del Paris Saint-Germain? Sì, è vero, sì, non è partito. Che sensazioni hai, Riccardo? Che l'ho letta stamattina, non neanche ne ero a conoscenza. Ma penso. Questo è grave, però, che sta detto. No, Sirigu guadagna 4 e mezzo. Ma se non mi chiami, ma come faccio a saperlo? Che io lo dico subito. Guadagna 4 e mezzo, Sirigu. Dai. Vale un po' troppo. Sono troppi, sì, Direi. Ma pure si sta abbassa a 3. Posso aprire un dibattito che c'entra la Roma relativamente, ma c'entra il mercato, c'entra il calcio in generale. Possiamo aprirlo un attimo, Riccardo, sì, il conducente? Certo. Mi dovete rispondere con grande sincerità, come sempre. Ma Pogba è uno che vale 125 milioni? No. Allora, perché poi arriva ad avere una valutazione di 125 milioni? Qual è il motivo? Cioè, ve lo siete mai chiesto? Cioè, io non... Se ragioniamo sulla base dei dati concreti, Pogba è uno che in campo internazionale non ha vinto niente, né con la propria squadra di club, né con la propria nazionale, pur avendo avuto gli europei in casa. Voi mi dite perché vale 125 milioni? Io questa è una cosa che mi sfugge. Se Pogba vale 125 milioni, è vero, classe 93, prospettive, eccetera, eccetera, ma se tu dovessi mettere sul mercato uno, che so, come Suarez, Sì. Che non avrà vinto niente manco lui, oppure metti sul mercato, non voglio arrivare a Messi e Ronaldo, quelli non ci voglio arrivare, ma metti che metti un gioco di parole, Neymar, Ricca, qual è la è saltata la linea, qual è la valutazione di Neymar? Se Pogba vale 125 milioni, 200, cioè, ma, ma stiamo a parlare veramente di te. Ma secondo te, facendo una domanda stupida, perché faccio solo domande stupide, Neymar vale 500 e Pogba 125. Neymar non vale 500. Mettiamo che Neymar vale 200. Sì. Torniamo in questo mercato, ma pazzo, tanto stiamo a giocare. Neymar 200 e Pogba 125. Qual è la valutazione sbagliata? Pogba. C'è manco un dubbio, no? Allora io ve lo rifaccio la domanda. Ma oggi ahi hanno scoperto Minoraglio, la sera, visto, hanno fatto pagine. Per pizzettaro, non era un pizzettaro. Un giorno, se volete farvi raccontare la storia vera di Mino Raiola, chiamate Giorgio Perinetti, sì, e ve la fate raccontare, ok? Ma al di là di questo, torniamo a bomba, perché Costa vale 125 milioni, me lo spiegate? Mimo, perché i giocatori di Raiola ho capito, però non è una valutazione così, tanto per dire fammi una valutazione. Cioè, faccio un'altra domanda sempre stupida: è più reale, per quanto abbastanza così roboante, una valutazione data da clausola di Higuain di 94,7 o 125 di Pogba? Ma non c'è prezzo, perché dovrebbe costare 150 Higuain, 160. Higuain è vero che ha vinto niente, eccetera, eccetera, ma l'anno scorso si è presentato con 36 gol, uno che in un campionato segna 36 gol probabilmente un valore ce l'ha. Però Mimmo, il Manchester gli dà sti soldi? No, ma non c'è dubbio, ma voglio dire, ognuno con i soldi fa come gli pare, no? Certo. Io voglio fare proprio un discorso di principio: da che cosa viene determinata la valutazione a 125 di un calciatore bravo, giovane, come vi pare a voi, che in Italia ha vinto insieme con Pirlo, con Tevez, con Vidal, con Bonucci, con Barzagli, con Chiellini, con Buffon, con Dybala, e che in campo internazionale non ha vinto niente? No, ma poi non solo, Mimmo, ma ti dà, che ti dà la sensazione anche in campionato, che non è che è sempre determinante. Esatto. Lì c'è un discorso che riguarda la straordinaria abilità di quella specie di, così, di ippopotamo del procuratore, che è fantastico, però, perché uno che quest'anno guadagnerà come Messi, come ci ha ricordato l'onore trotta prima, anzi più di Messi, per i provvigioni, di commissioni, vabbè. E poi il mercato folle dell'Inghilterra, dove se arriva l'Everton, che credo voglia vendere Stones, no? Il centrale difensivo, e lo vuole rimpiazzare con Koulibaly, e offre 45 milioni a mano, cioè, che è una cosa, però dice, di mettere in mano l'asse quanto vale allora, no? Esattamente, però quindi vuol dire che, allora
torniamo un attimo indietro, no? Allora, Pogba vale 125 milioni, perfetto, che sono circa 250 miliardi del vecchio conio, ok? Sì. Ai tempi, diciamo, un pochettino più andati, no? Uno che so, come Falcao, quanto poteva valere? Se Pogba vale 250 miliardi delle vecchie lire. Mamma mia. No, io la faccio questa domanda perché ne sfugge qualche cosa. Perché andando avanti così, poi, se c'è il Manchester United che dice, beh, quant'è Pogba 125 è che dà al segno? Non lo so che futuro ci avrà sto calcio. Ma ti dico già solo se reso. Tocchi i sentimenti però no eh? No tocca un giocatore no rapugliati i sentimenti ferma, no voglio dire che che non c'è proprio. Allora Lineker ha detto, ve lo ricordate, no, c'è stata una grande polemica, ex calciatore nazionale inglese, commentatore fra i più seguiti in sa perché in Inghilterra, ha detto ma non è che Pogba è un po' sopravvalutato? E guardate che da un punto di vista tecnico io non lo so, ma dal punto di vista economico 125. Allora torniamo indietro un attimo. Bale, Gareth Bale, 100 milioni di euro qualche annetto fa. 102. Esattamente. Poi se, no, poi si è visto però erano 99 rotti. Comunque vabbè, non è quello, sta a guardare i 3 milioni. Sì, sì. Ubaldo, uno come te guarda i 3 milioni. Dai. Ma che davvero? Dai, ma manco le vecchie lire guardava. Non te fa guardare dietro. Allora. Ma io continuo a ripetere. Ma questi sono giocatori che valgono, diciamo, 100 milioni. Ex 200 miliardi di lire. Allora vi faccio un'altra domanda e qui rientriamo, se no gente cambia, poi si stanca perché se parli di calcio poi dopo. Ma tolti 10 anni fa. Madonna. Ma quanto valeva? No, fatemi capire, quanto valeva tolti 10 anni fa? Provate a fare dei nomi, dei cifre, non lo so. Se il parametro è quello, no, solo per dire che il calcio mi sembra che ha preso una deriva abbastanza particolare, e che insomma la differenza te la fanno i soldi e te la fa più il fattore tecnico, perché poi i soldi ti portano a acquistare anche un giocatore che non è un giocatore che te decide le partite da solo per 125 milioni, tu figurati, no? Come te puoi mettere a fa botte, a competere con queste società qui nel momento in cui decidessero di andare a prendere qualcuno che poi partite veramente devi far vincere da solo. E là la lezione qual è? Non lo so, Ricca. La lezione Mimmo, non lo esiste so. Ancora un giocatore che le partite devi far vincere da solo a livello... Devo dire che ultimamente forse si poteva pensare Cristiano Ronaldo. Pensa più di Messi. Ma la finale dice... Ma la finale ti dimostra che l'Argentina in finale con Messi perde. Il Portogallo senza Ronaldo vince. Vince, è vero. E allora di che cosa stiamo parlando? Allora questo per confermare soltanto una volta, che sarà pure vero che è un modo di dire abusato fin troppo, ma poi un giocatore non te fa la fortuna della squadra, perché tornando a noi, Higuain ha fatto 36 gol, e mi sembra che lo scudetto non l'ha vinto il Napoli. No, è arrivato solo 2 punti Juve, sopra la Roma. Il cui miglior cannoniere ha segnato 19 gol di Bala, quasi la metà di Higuain. Quindi conta il gioco, conta la squadra, non contano i singoli. Poi fateci quello che vi pare di questo che vi... Certo, perché Juve-Inter finisce credo 1-0 gol di Bonucci, quindi sì, ma sì. Quello che io dicevo stamattina, dico a tutti quelli che vogliono il grande giocatore, che è chiaro che è il desiderio, ma io voglio il grande, ma ci mancherebbe, squadra, però, diverso, però Mimmo ti posso dire una cosa, sì, se nelle due stagioni precedenti veniva Tevez a Roma non vincevi lo stesso, Mimmo. Ma te l'ho detto prima, cioè, certo. Allora io ti ho detto che Pogba è diventato Pogba 5 volte campione d'Italia con la Juventus perché c'era vicino, anche perché aveva vicino, così salviamo i grandi estimatori di Pogba, Pirlo, Tevez, Marchisio, Vidal, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, questi qua, cioè non è che ha vinto da solo. Allora qui ritorno indietro un pochino ai tempi di Ubaldo Righetti e ti parlo della stagione 82-83, per cui tutti dicono quello è lo scudetto di Falcao, e io, Riccardo, tu sei testimone, Stefano non lo so, ma Ubaldo sicuramente, ho sempre detto sì, Falcao avrà vinto pure lo scudetto, ma Falcao quell'anno c'era Abruzzo, che come toccava la palla te faceva con Bruno Conti, Ancelotti, Proasca, Di Bartolomei, Vierkovud, eccetera, eccetera, Tancredi. Falcao, con 10 scarzacani, non lo vincevo lo scudetto, Sì, no, è così, cioè, proprio è matematico questo,
anche se lui fu determinante per no, la famosa mentalità, no, perché non poi, c'è beh, dubbio, però la mentalità volta. Poi la dava pure Agostino, però è come no, la dava pure Bruno Conti, ma a Roma modo ce la dava Carletto, magari, te la dava Righetti, perché no? Magari questa Roma avesse un paio di quelle parlo di personalità, Ma personalità, se oggi le personalità sono finite, le personalità nel momento in cui tu ai tempi quando eri giovane, sei un pochino più giovane di adesso, diciamo così, un pochino più giovane, in nazionale Giordano e Pruzzo non trovavano spazio, sì, oggi Giordano e Pruzzo in nazionale sarebbero titolari, battono i rigori, le punizioni, i falli laterali, se scambiano il gagliardetto, finita la partita ne fanno un'altra, mi sto spiegando? Ma certo. Tu hai giocato con Pelé e Eder, ma l'errore lo sai qual è? È il nostro, perché Eder, scusami, Pelé, che è un giocatore scarso, è un intruppone, va a guadagnare 40.000 euro al giorno per i prossimi 2 anni e mezzo. Siamo tonti noi o è tonto lui? Alza la mano io, tutta la vita. Però questo è il calcio di oggi. Un calcio che ti propone un giocatore forte, come te pare a te, ma non decisivo, come Pogba, a 125 milioni di euro, l'affare più clamoroso della storia del calcio. Oh, ma Zidane è stato pagato, quanto è stato pagato? 160 milioni, 150 milioni. No, aspetta, che milioni? Oh, miliardi. Miliardi, chiedo scusa. Fa un attimo il conto. 140 miliardi. Ecco, fate un attimo il conto. Che ne pensi della valutazione che la Roma avrebbe dato a Paredes allo Zenit, per lo Zenit che ha chiesto informazioni? Aspetta che t'ho sentito non benissimo, scusami, puoi ripetermi per favore? Che cosa ne pensi della valutazione che la Roma ha dato a Paredes sulle quando lo Zenit ha chiesto informazioni sul giocatore? E ha chiesto 15? 20. 20, ero rimasto a 15 fino a un'ora fa perché qui lo sai i prezzi. E questo è l'effetto Pogba. Aspetta, ti chiedo scusa, se mi dici un'ora fa, allora... No, magari ho esagerato, dai, sarà stato 1 ora e 10 fa. E è l'effetto Pogba, ricca, è l'effetto Pogba. Perché se la Juventus vende Pogba a 125, o meglio, a parte l'affare lo fa la Juve, non lo fa il Manchester United per me, poi magari vi spiego perché. È chiaro che il mercato poi si sposta tutto in avanti. Allora, se Pjanic vale 32... e Pogba vale 125, vi faccio questa domanda, significa che di fatto, milione più, milione meno, stiamo a guardare Ubaldo, niente, no? Pogba vale 4 volte Pjanic. Allora, secondo voi Pjanic, doppia cifra nell'ultimo campionato, sia in fatto di gol che di assist, è 4 volte inferiore a Pogba? Però lì c'era una clausola. Ma non lascia perdere, parlo di valutazione. Pogba non vale manco il doppio di Pjanic, okay, no? 4 volte. Allora ti dico, Ricca, la Roma chiede 20 per Paredes, ma ne chiede pochi. Se quello è il parametro, perché tu stai a parlare, sai come te l'ancarto, te l'anfiocchetto così. Paredes, classe 94. Uno tra i 2 o 3 migliori centrocampisti del passato campionato, forse meglio anche De Pogba, se io sono il procuratore ma avendo così numeri alla mano, c'è la fila, lo vogliono tutti i più grandi club europei e la valutazione è quella. Che dobbiamo fare? Se lo e volete, allora, però allora Alvaro Ruiz doveva costare 30 milioni. Ma sono ruoli e situazioni diverse. Allora, innanzitutto c'è una differenza d'età, c'è una differenza proprio di rendimento anche visto in prospettiva. Cioè, se tu vedi Paredes e vedi Mario Rui, puoi pensare, con tutto rispetto per chiunque, che forse il giocatore che ti dà un minimo un po' più di speranza di vincere qualche cosa, così secchi, Paredes, e poi magari lo scudetto tu lo vinci con Aldo Maldera, poi Aldo Maldera gli mandiamo un bacione. Sì. E quando Lidon prese Aldo Maldera, tutti a dire, ma guarda chi ha preso, anzi, Ubaldo e Stefano questo se lo ricordano meglio di me probabilmente, il Barone è stato 3 anni... che non riuscì a portare la Roma dietro Michele Nappi. Sì. Nappi. Ma ve lo ricordate? Ecco. Che giocava a Perugia e lo voleva a tutti i rossi. Ma può essere che Barone vuole e n'hanno niente. A Roma Nappi poi non se ne fa niente. Dopo Nappi poi alla fine c'è riuscito. Ubaldo, sto dicendo una bugia. No, assolutamente. Era così. Allora tu che ne sai che Mario Rui per Spalletti è il nuovo terzino da Roma campione d'Italia? Questo non lo so, però se parliamo di valutazione di qua oggi. Onestamente te devo dire che per tutta una serie di discorsi la valutazione dei Paredes è migliore, più alta rispetto a quella di Mario Rui, ma non può essere 100 milioni meno di Pogba. È pazzesco. Allora fa bene, la Roma chiede i soldi, perché se si è spostato tutto in avanti, questo effetto Pogba, e allora tutte le società sono autorizzate, esiste un altro mercato a partire dal post Pogba.
cioè tutto quello che sembrava impossibile, poi è cominciato a cambiare quando, vi ricorderete, la Lazio prese Bobo Vieri, ve lo ricordate, pagandolo una cifra fino a quel periodo che era impensabile, ok? E si disse, ah, da qui il punto del ritorno si comincia, poi dopo le cose sono cambiate anche lì, perché poi dopo i giocatori hanno cambiato squadra con dei soldi importanti anche durante, dopo quelle transazioni lì. Allora oggi il post Pogba ci porterà delle valutazioni che sono forse abnormi, e se la Roma chiede un sacco di soldi per un ragazzo del 94 molto promettente per rendimento fra i primi tre centrocampisti del nostro campionato, fa bene, fa molto bene, perché quello deve essere, non è che sono bravi solo l'altri, no, vorrei che fossero bravi anche quelli della Roma, perché se Pogba vale, allora Pogba vale, parlo di valutazione, di soldi. Higuain più Pjanic, vi sembra normale? No, dai, non esiste infatti. Ma l'affare, io lo ripeto, la faccio pure a voi la domanda, già mi sono espresso. Se Pogba va al Manchester United per 125 e con quei soldi la Juventus prende, dopo aver preso Pjanic, anche Higuain, l'affare chi lo fa, la Juve o il Manchester United? Ma la Juve tutta la vita, Mimmo, te voglio fare un'altra domanda. Ma la Juve l'avrebbe comprato Pogba a 120 milioni? La Juve avrebbe comprato Pogba? Penso di no, penso di no. No. Penso di no, beh, tanto l'ha presa a 0 euro e quello è stato. Beh, diciamo. Oddio, se 24 sotte De Raiola e il giocatore proprio a 0-0. Non... Sì, però te parlo del costo di cartellino e poi dopo c'è tutto quello che non segue, ovviamente. Le commissioni di Raiola diventano quasi spaventose. Insomma, l'anno scorso quando è che abbiamo parlato di un giocatore della Roma che era costato, mi sembra, 3 milioni e 100 di commissioni, se non sbaglio, Radonic, una cosa del genere. Radonic, neanche me lo ricordo, che non ha mai visto la prima squadra, ha fatto una partita contro la Primavera, poi è scappato, sono andati a recuperarla a casa, è tutta una storia meravigliosa dietro. Però tu tenti, provi. E dice, secondo me questo è un giovane di grande prospettiva, quanto mi costa? Mi costa il tot, comprese, dice, provi ricca. Ecco Paredes, lo vedi, Paredes, se andasse in porto questa trattativa qua, non so quanto dovrebbe, ma Sanabria stesso che già ci ha rifatto forse i soldi che avevi speso, sì, ma... e ci potresti fare 50%? Assolutamente sì, ma guarda, insomma, diciamo che Sabatini l'abbiamo eletto lo scorso anno il re delle plusvalenze, no? Cioè proprio, non penso che poi uno possa perdere la corona da un mese all'altro. Insomma, la Roma è stata molto brava attraverso Sabatini a valorizzare i propri calciatori, quelli che soprattutto aveva speso poco per prendere o che non aveva speso nulla per poterli tesserare, e poi rivendere la grandi cifre. Questo è importante, no? Assolutamente sì. Tu mi dici, la Juve probabilmente non l'avrebbe preso perché non c'è nella mentalità della Juve, non lo so, poi io parlo di discorsi ipotetici, spendere tutti quei soldi per un solo calciatore. La Juve ti risponde, io perché devo spendere 120 per uno quando posso prendere Higuain, miglior cannoniere, Pjanic e forse miglior centrocampista per rendimento, andate a vedere i nomi tra le stesse cose del passato campionato, prendo due giocatori invece del Pogba, della situazione, diciamo così. Che poi ha conosciuto anche un periodo di panchina, Chi, Pogba? Certo. Ma torniamo al discorso di prima, Baldo, non è stato un giocatore determinante per le vittorie in Italia, ti ripeto, perché la Juve in campo internazionale non ha vinto niente, né Pogba con la sua nazionale, lo ripeto, in un torneo acchittato a mestiere, si può dire? Sì, sì. Da Michel Platini per la Francia, guardate a vedere chi ha affrontato la Francia dopo la prima fase, ha preso la terza per girone. Nainggolan, tra le altre cose, c'ha pure fretta, insomma. Ho capito, che devi fare? Questi sono ragazzi che vanno di corsa, metti che gli parte il treno, l'autobus, non lo so. Beh, ma è l'ennesimo caso, diciamo così, no? Di qualcuno che vuole sfruttare al meglio la propria situazione, cercando di approfittare del momento favorevole, e poi sta la società eventualmente a fare in modo di farsi sfruttare o di magari dettare altre leggi, non lo so, insomma io credo che la voglia di Nainggolan, il suo procuratore soprattutto, ma insomma un po' di tutte e due, quella di rinnovare un contratto che è stato rinnovato non da tantissimo tempo, insomma, no? E però è il momento suo, sa che in questo momento può permettersi anche un pochettino di, non di mettersi di traverso, perché non dico questo, ma insomma di alzare un pochettino, di gonfiare i muscoli, dai, diciamo così. Ma quella visita, Mimmo, prima delle vacanze, sì, a Trigoria, a che è servita? Ma insomma, magari può essere anche andato lì a controllare se c'erano ancora i scarpini, a vedere se gli era arrivata qualche raccomandata. Da quello che risulta a me, Sabatini non c'era quando è andato lui, perché Sabatini era fuori. Quindi certo, anche hai parlato con il direttore generale Baldissoni, ma insomma tu dici può darsi, però insomma, per la posta ti sembra più. Però queste cose qua, se
le tratta il procuratore, non le tratta il giocatore. Cioè può darsi, io non ti escludo niente, cioè non ti posso escludere ad esempio nel momento in cui Nainggolan stava a Trigoria, che ne so, a controllare se gli era arrivata la bolletta del telefono, il procuratore Beltrami intanto stava a parlare con Sabatini a Milano. Cioè i giocatori, Ubaldo, tu chi c'avevi come procuratore, Ubba? Io non ho mai avuto i procuratori. Esatto, sei un grande. No, Giovanni Branchini dopo. Come, beh, è riandato sull'eccellenza proprio, eh. No, lui veniva dalla box, io sono stato il suo primo giocatore, ancora, ancora inesperto. Adesso ormai è andato come un treno. Poi adesso c'era il figlio dei Branchini. No, il figlio dei Branchini è entrato nel calcio. Ah, era Umberto quello che dice te, grande sì, manager. No, lui dice Giovanni. Giovanni, il figlio di Umberto. Il figlio di Umberto, che è stato un grande manager di Bugiardo. No? Collabora molto con la Juve. Esatto, strano. E comunque i calciatori non parlano di queste cose con i propri dirigenti. Mandano sempre il procuratore, anche perché sennò il procuratore che ci sa fa. Quindi la visita di Nainggolan a Trigoria credo che sia assolutamente non dipendente dalla sua situazione, però che poi mandi messaggi o che il suo procuratore possa mandare dei messaggi per vie traverse, su questo io non c'ho il minimo dubbio, perché non sono nato l'altro ieri purtroppo e conosco perfettamente come vanno le cose in questo mondo, cioè nel mondo del calcio. Quindi Nainggolan si sente col coltello dalla parte del manico, c'ha la dichiarazione Anna, no? Erika Pallotta, sì, che dice non vendo Nainggolan, e quello parte, dice vabbè non mi vendete, datemi i soldi. È così, anche se è una logica perversa, sbagliata, non elegantissima, però è così. No, sai che un pochino mi sorprende. Dimmi. Che una volta a Roma i giocatori che si facevano una cosa del genere erano infami. Sì, adesso invece è infame la società, se non paga. Se è una società seria gli devi dare. No, vabbè, è chiaro che io ritengo che la società debba sempre aver controllo di tutta la situazione. Come io dico, ho sempre detto che se quando un giocatore va via dalla Roma, in questo caso, è perché ci sono 6-3 sì, quella della società che lo va a comprare, quello del giocatore e anche quella della società che lo vende, quindi in questo caso la Roma. Io ritengo che qualora la Roma rinnovasse o cedesse alle richieste di Nainggolan, è perché poi anche la Roma l'ha voluto, oltre a Nainggolan, il suo procuratore. Quindi io non voglio dare patenti a nessuno, né etichetta a nessuno, dei bravi o infami o cose di questo genere. Dico semplicemente che fa parte di una logica un po' perversa di mercato, che il calciatore oggi si sente autorizzato. Guardate quello che sta combinando, adesso noi vediamo quello che c'è più vicino e questo ci interessa, ma guardate che cosa sta combinando la famiglia Icardi a Milano. Oh, Icardi ha rinnovato l'anno scorso all'Inter, via una barca di soldi, e c'è la mogliera che va in giro per l'Europa a dire chi vuole e chi ci offre di più. Ma secondo voi questo è tutto eticamente per bene, Stefano? Perché fa schifo questo, diciamo le cose come stanno. Poi anche, carità, anche adesso cioè con tutto si sfruttano questo momento. Esattamente, anche con tutto il bene che potremmo volergli, ma insomma poi vedremo, non lo so. Diawara, il comportamento di Diawara, ma è un comportamento... No, infatti lo diciamo stamattina, è lineare. Cosa che meno ci piace, il giocatore ci piace no, tanto. No, cioè voglio dire... Però, Ricca, sì, prima che ci salutiamo, sono anche finiti i tempi in cui Candelà dice io non rinnovo, e Sensi diceva vado, vai a fare il giardiniere al giardino di casa mia. Sì, sì, è vero. Sono cambiati i tempi, oggi un presidente, una società non se lo può più permettere di una cosa del genere. È vero, è vero. Perché il calciatore e i suoi procuratori, oh, se come avete detto in apertura del collegamento il procuratore di Raiola è diventato uno che guadagna più dei Messi, pensa che potere ci hanno i procuratori. Sì, sì. Ho letto da qualche parte che il procuratore di Verratti, di Campli, sì, tu lo conosci, no? Sì, okay. No, conosco, sì, sì. Ok, ha deciso che Pia se prende il Lanciano, che è stato cancellato da tutti i campionati dalla terza serie, e rifonde il Lanciano, c'è una squadra che sta in Serie B. E Antonio Caliendo, amico vostro, sì, è il presidente barra proprietario del Modena. È vero. E allora che potere ci hanno questi procuratori? Il vero pezzo da fare, si direbbe in un giornale, è capire che il calcio non è tanto in mano ai presidenti quanto in mano ai procuratori. O no? Sì, Raiola l'ha detto che voleva comprare la Roma, no? Esatto, Raiola ha detto che voleva comprare la Roma, ma non, guardate che non l'ha detto tanto per dirlo. No, eh, no, che ci ha pensato sì. No, no, non solo se, ma lui avrebbe avuto in qualche modo la possibilità di comprarla. Ho capito, si stepiava a Roma, volevo vedere se dava 16 milioni l'anno a cosa, Ibrahimovic. A chi, Ricca? A Ibrahimovic. Non lo so, ma gli dà davvero tutti? Ma... Tiene una cosetta per lui? Ami, che ne pensi di fatte conto? Sì, sempre, perché... Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.